All'interno della Scuola Domilani di Bitonto parte oggi la decima edizione del Festival della Poesia. Dopo il successo delle precedenti edizioni ci sono tante novità che propone l'associazione culturale Il Cenacolo dei Poeti. Evento di apertura è con l'architetto Luca Dal Pozzolo. Siamo in compagnia di Pasquale Rienzio, direttore artistico del Festival della Poesia. Qual è il messaggio di questa decima edizione? Questa decima edizione è la narrazione, una nuova narrazione del centro antico, il rapporto che c'è tra il poeta e il cittadino, quello che potrebbe succedere attraverso scambi interculturali e interdisciplinari tra musica, arte e cinematografia, in particolare la cinematografia di Pierpaolo Pasolini. Quali sono le novità di questa decima edizione? È proprio l'interdisciplinarità. Abbiamo costruito insieme una rassegna che porta il pubblico a trovare delle soluzioni alternative al racconto di una nuova città, ad una nuova narrazione. Mi piace il fatto che quest'anno avete creato rete con diverse realtà, come anche le scuole. Oggi ci troviamo all'interno della Scuola Domilani, però parteciperanno anche gli alunni del liceo Galileo Galilei. I ragazzi del liceo scientifico hanno realizzato un bellissimo cortometraggio sulla figura di Anna Rosa Tarantino, dal titolo Seguimi. Abbiamo messo in relazione l'associazione Libera Antimafia con la città. Pasolini diceva questo, diceva che attraverso la forma della città si può guardare diversamente e noi cerchiamo di creare nuovi messaggi. Lo strumento della poesia come matita di disegno di una nuova rappresentazione. Evento d'apertura è quello del talk con l'architetto Luca Dal Pozzolo che presenterà la sua idea di poesia coniugata all'architettura. L'architetto parlerà di esercizi di sguardo? Sì, è il titolo di uno dei libri che ho scritto insieme a un altro libro sul patrimonio e si occupa appunto di come si forma la visione del paesaggio, della città, degli oggetti di architettura e come si formano i giudizi su questa materia. Cosa molto importante perché l'architettura e la città è uno di quei manufatti che noi percepiamo per lo più nella disattenzione, facendo altro, quindi avendo altri obiettivi. E quindi ricentrare l'attenzione su che cosa vediamo, perché lo vediamo così, è molto importante soprattutto nei confronti di progetti di rinnovo urbano. Ci sono luoghi che cadono nel dimenticatoio e che nessuno vede più, nonostante siano, come dire, in pieno centro, perché in qualche modo lo sguardo non è più abituato a percepirne una presenza. Quindi, come dire, è un pezzo della costruzione della città, sta nello sguardo delle persone, non solo negli edifici. Una città è un ordinatore di sentimenti, in qualche modo le città producono delle convergenze di sguardi e di sentimenti. È per questo che ultimamente si pone molta attenzione più che ai piani urbanistici, in senso stretto, i piani strategici che mettono insieme la visione della città futura, cosa si vorrebbe fare della città e come ci si deve orientare per raggiungere quegli obiettivi. E questo ha a che fare molto con lo sguardo, perché ha a che fare con i sentimenti dei cittadini, con la loro capacità anche di immaginare un altro futuro. Mi piace molto il fatto che lei si sofferma sulla parola sguardo, quindi per lei la poesia è nello sguardo, negli occhi della gente? Sì, sicuramente, gli artisti fanno questo da sempre, cioè cercano di cambiare lo sguardo delle persone, cercano di far vedere cose invisibili fino a un momento prima. E spesso ci riescono, ma spesso ci vuole del tempo perché le persone si abituino a vedere qualcosa che prima non vedevano.